Marina era una donna di grande senso dell'umorismo, molto spiritosa, sapeva ridere degli altri, ma sapeva ridere anche di se stessa, insomma, si metteva spesso in discussione. Un'altra sua caratteristica era la grande bellezza, una bellezza moderna e molto speciale che è durata fino alla fine e su cui Marina Ripadimeana ha capitalizzato, una bellezza a cui corrispondeva una grande vanità, un suo quasi narcisismo, il suo desiderio di essere sempre comunque al centro dell'attenzione, cosa che le riusciva puntualmente. E direi che in lei c'era anche una vena neanche tanto sotterranea di femminismo, comunque di essere autonoma, di mantenersi da sola. Insomma, ricordiamo che la figlia Lucrezia lei l'ha tirata su per conto proprio, senza un marito accanto. Ecco, a proposito di mariti, lei si era sempre dichiarata pragmaticamente e programmaticamente infedele, ne aveva fatto proprio una filosofia quasi di parità nei confronti degli uomini. Questo fino a quando ha conosciuto il suo ultimo marito, Carlo Ripadimeana, che è l'unico uomo che ha saputo tenerle testa, soprattutto dal punto di vista intellettuale, in qualche modo, non dico dominarla, però essere alla pari. Ecco, lei mi aveva chiesto di scrivere con lei le sue memorie negli ultimi anni. Io mi sono tirata indietro per il semplice fatto che ho sempre pensato, e lo penso anche oggi,